Martedì 27 agosto. Questa è la data che incombe sui Sogni a 5 Cerchi di Milano e Cortina, perché è la data del primo tavolo programmatico. L'appuntamento è già fissato per il pomeriggio nella Città della Madonnina. Ci saranno il CONI, i presidenti delle regioni Veneto e Lombardia, i rappresentanti delle due amministrazioni comunali e, nelle intenzioni originarie, anche un rappresentante del governo. Governo che in questo momento però vive una crisi ferragostana con varie ipotesi sul tavolo, tra cui anche quella di uno scioglimento. Finora ai tavoli olimpici si è sempre presentato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, esponente della Lega, ma è impossibile prevedere la situazione che si presenterà all'inizio della prossima settimana. Il passaggio da compiere a Milano è di fondamentale importanza, occorre decidere, infatti, che forma giuridica dare al comitato organizzatore per le Olimpiadi del 2026. Sarà una fondazione, una SPA o una SRL? Per la definizione del gruppo dirigente c'è tempo fino all'autunno, ma nel frattempo va affrontato anche un altro nodo che nelle ultime settimane si è fatto pressante, al Comitato Olimpico Internazionale la riforma dello sport che toglie al CONI la gestione diretta dei fondi e il ruolo di coordinatore di federazioni piace molto poco. Il giudizio è netto, la riforma toglie al CONI la propria autonomia. Tanto da paventare, in una lettera recapitata al Presidente Giovanni Malagò, una sospensione del riconoscimento internazionale del Comitato Italiano che potrebbe avere due effetti. Mancata partecipazione azzurra a Tokyo 2020 e revoca dell'organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Se ne discuterà a settembre nella sede del CIO a Losanna. Rimane da capire a quel punto chi sarà l'interlocutore di governo.